Perfetto, intanto andiamo avanti, poi chi arriverà, arriverà. I capelli? Ok, vabbè, comunque cerca di avere un minimo di senso, ecco. Vabbè, noi ci eravamo fermati qua e andiamo avanti. Allora, questo neanche ci avevo parlato, cosa mi Negozio diceva? è chiuso. Sì. Posso usare il banco? L'hai Io già non ti usato? fermo. Aspetta, aspetta. Ma fratello, l'abbiamo già usato nel... Vabbè, non importa. Non è importante. Allora. Allora, questo. Non mi aspettavo di vederti, posso aiutarti? Non mica male il tuo equipaggiamento. Ho la sensazione che tu Ah, voglia qua fare un posso salutare. investimento. Va bene, non importa. Andiamo qui. No, cosa ho fatto? Ah, ok, questa è la scorta. Va bene. Inventario. Oggetti da vendere, molto raro. Ah, ok, questi sono quelli che davano frammenti di metallo. Ce ne frega? No. Questa è la tua scorta, ok, conferma. Potenzia le tue sacche, non ho letto cosa devo fare. Vabbè, tanto adesso non ci interessa. Boh, dove dobbiamo andare? Facciamo magari qualche punto esclamativo? La butto lì. 50. Vabbè, 50, vedo che possiamo fare. Salta. Opla. Già siamo a 20, vate. Perfetto, dai. Qualche missioncina me la sparerei. Secondo me alla fine non sarà così Che ti è veloce successo? sto Quella Horizon. dannata miniera, ecco cosa. Questo cosa si è fatto? Se Ulvund rimesta ancora in quei tunnel, altri si faranno male. Quale miniera? Ma non ho A capito cosa è nord-est successo, di fratello. Aspra Catena, la foce. L'ho detto a Corvend, dovevamo fermarci al primo crollo, ma Ulvund minaccia di tagliarci la paga. Che ne dici Beh, di non ci fermarti? interessa. La tua Dicevi figlia, di ecco. essere rimasto ferito in un crollo? Già. Un paio. Mi sono Ormai rovinato gli la altri stavano gamba. Va aprendo una nuova vena mentre io ne. Dopo il botto, bene. il tuo. Qualche ora di sonno in più. Ci Abbiamo esagerato. E ora temi che interessa. sia. Forse Se posso capito in aiutarvi, zona dai. vedo come. Perfetto, una missione ce l'abbiamo. Sconosciuto. Ah, ma stai a vedere che sono una missione alla volta. Ok, nuova missione qua e nuova missione qua. Ma noi se tipo le accettiamo tutte e poi vediamone intanto. Che cazzo ce ne frega? Vai, nuova missione, andiamo qua. Puoi dare il viaggio veloce e spostare tra là. Cosa Perfetto. vuoi da me? Mio carissimo Ah, magistrato, questo è il bastardo, credi di potermi Ulvund. comprare? Se vuoi sentire quel fischio, devi ordinare ai tuoi gli scavazzan. Ok. Pensaci. Ehi, Salvatrice, Perfetto. che tempismo è. Potremmo. Va bene. Allora, Vediamo cosa vuole forse. Si narrano storie sulla tua Ulvund di Grazie. Possidente. Dunque, cosa ti ha spinto a lasciare le sete pregiate insediamento? Dice solo stronzate per ora, La tua insediamento. salvifica. Sono Sarà qui per richiesta altrove, l'ambasciata, sono qui per no? l'ambasciata. Questione di importanza ben maggiore, quindi non ti tratterò. Il tempo di occuparmi dei problemi. Ah, gli scavazzanna, certo. Beh, dovrai Perfetto. sbarazzartene se vuoi che l'ambasciata Le bene. ammazzeremo. Meglio darsi. Con calma. Voi, casa? Fermo dei lavori? Ma che boh, fermo dei L'hai lavori. ordinato tu il. Naturalmente. Siamo Siamo lavoratori. lavoratori, Finché ne i siamo Cargiorn soldati. sistemeranno tutto e. Non rischierò a. Va bene. D'accordo. Parli della tua. Non è. È nell'interesse che spaccano la schiena. Noi chiediamo, Ok. vogliamo una terra lavorata dal. Giusto. Una quantità commisurata al mio contributo a questa comunità. Quindi quant'è? Ci interessa. Si aspra catena e su terre Cargiorn. È stato il buon senso degli. Pensi che un Cargia riuscirebbe a gestire. Ok. Ah! Il magistrato non. Non hai alcuna autorità, insomma. La gente di Seuss perché Chiunque lo sei abbia tu, seguaci ok. ha autorità. Insomma, e tutti sanno che sono. Perfetto, ce ne frega Dov'è più il un cazzo. fischio? Proprio al centro del paese, ma non voglio esporre Oseram. Vado Va a bene. uccidere gli scavazzan. Quando avrò Vai. finito, la valle. Se è ciò che serve. Fino ad allora continuerò a garantire la sicurezza. Va bene, Tieniti pronto ok. a dare il segno. Ok, perfetto. Meglio scoprire cosa vuole il magistrato. Ha detto che mi avrebbe aspettato. Senti, intanto facciamo anche questa missione qui. Così le abbiamo tutte. Sto sbagliando tutto, vero? No, ok. Che è questo? Ah, questo mi Ehi, fa da Mildo! mangiare. Mildo! Avevo il tuo stufato durante l'ultima escursione.
È bastato per una settimana. Lo sai. Bene. Che mi sentivo quasi più goditelo, figlio. Sembra che le provviste. No, gli devo portare del cibo, scommetti? No. Visto che sono un po' in crisi, potresti dirmi subito che cosa un po'. Infatti, ecco. Ovviamente. No, parliamo subito del cibo. Ha detto che le tue provviste servirebbe anche a me. Vorrei poterti aiutare. Beh, anche. Ma purtroppo non ho più senza. Ok. So cosa mi. Anche se avessi. Dobbiamo trovare qualcosa. Puoi trovarmi un rimpiatto. Che ti serve? Per gli ingredienti, qualche pezzo di carne decente e nient'altro. Nient'altro. La griglia, già no, un'altra. Però tranquilla, prima sulla via troverà. Va bene, ok, ok, grazie, ok. Tu non farti mal. Se lo dici. Va bene. Questo abbiamo un'altra missione. Direi di aver visto tutti i punti esclamativi della zona. È un gioco in act? In realtà. In realtà è solo passaggio. Prima volta, Questa roba. Sei forni a un set extra original, prego. No, aspetta. E ti aspetta un premio se batte. Tu cos'è sta stronzata? Aspetta. Sfida normale. Cosa? Ma se tipo me non mi frega un cazzo. Ah, ok, però questa è una missione, va bene. Anche questa bisognerà farla. Dico una cosa. Quanto non c'è da parlare, volevo giocare un pochino anche. L'idea di è completa, ma più si ostina a sbagliare, maggior supporto. Nessuno mi risulta, non so come ha. Nessun'altra via. L'unica che conosco. Senti, se riuscirai a. Aiutami. I primi scavazzanna sono apparsi a ovest. Sì, non voglio riparlare in più, sinceramente. Conviene iniziare. Scopri e forse. Vai, va bene, va bene, ok. E da dove siamo arrivati? Non me lo ricordo. Come si esce da questa zona? Non me lo vogliono dire. Vai via. Un po' d'aria. Aria! Ok, perfetto. Cosa facciamo? Andiamo subito qua. Raggiungi l'ultima posizione nota di Erend. Ma sì. Vai, andiamo qua. No? Tanto nel frattempo cerchiamo di ammazzare un po'. Mi faccio male. No, per fortuna. Ok. Non vedo l'ora di andare anche sott'acqua. O almeno nel trailer era così, quindi spero che sia una cosa. Fermi un attimo. Ah, perché qua c'è Erend. Ok, grazie. Ce n'è sempre una. Resisti! Faccio il possibile! Tirali verso le trappole a corda! Vanno a rompere. Li ammazzo anche senza mi dici niente. Bravo. Questo. Se ti sposti un micro ti ammazzo di botte. Respira piano. Per non far rumore. No, non era vero. Zitto. Ma cosa credi che serve? Perfetto. Stiamo buoni. Ma non è successo niente. No, cosa stai facendo? Com'è che era lanciare un sasso? Non serviva. Va bene. Ammazzali come ti pare. Infatti. Si lamenta pure. Dov'è l'ultimo tizio? Non l'ho capito. Ah, eccolo. Aia. Tolto. Così è bello semplice. Ok, mi sono pure preso un trofeo. Salve Rossa. Che giornata. Che non ho capito perché in live non vi si vede. Perché non vi si vede? Vedo nero. Vabbè, è un trofeo ho preso. Grazie alla forgia sei arrivata. Le trappole aiutano, ma cacciare macchine è roba da giovani. Avvicinati. Voglio ringraziarti come. Sei una cacciatrice esperta. Frate, sono la salvatrice. Con quei rovistatori che le avanguardie con lo scavazzanna. Quindi le avanguardie erano qui? Esatto. Sì. Fino a poco fa, steso lo scavazzanna, sono andati a sud. Quindi noi stiamo andando a sud. I rovistatori hanno smantellato la carcassa, come sempre.
Sud, fino a qua. In cerca di Skavazan. Probabile. La valle brulica di quelle bestie. Le avanguardie vogliono farle tutte fuori. Capisco. Un secondo, Rossa. Fermo. Se vuoi andare a caccia per il timore, ti servirà un lanciatrappole. E non uno qualunque. Creazione mia. Offre la casa. Va bene, ti ringrazio. Sembra di pregevole fattura. Pregevole fattura. Ci sto lavorando da quando ho lasciato Aspra Catena. Qui. Ma però. E rischio meno. No. Beh. Incidenti. Ce ne frega un cazzo. No. Ora devo andare. Mentre ammazzi Skavazzanna, pare ci va sia bene, una sfida vai a per caccia. Lanciatrappole. Passo pure se vuoi. Forse. Così, così in giro, pare ci sia una sfida. Dovrei riuscire a rintracciarlo usando il focus. No, zitto. Togli il sasso. Togli il sasso. Fermo, ok. Questi Skavazzanna sono forti. Non. Allora. Come al solito, non mi ricordo se già l'avevamo visti nell'uno. Non me lo ricordo assolutamente. Frammento di metallino. Qua? Ok, cosa faccio questo qua sopra? Tipo per scappare dalle macchine? Penso palesemente di sì, però non l'abbiamo provato, quindi non lo so. Intanto abbiamoci pezzettini. Che fa praticamente niente. Va bene, non importa. Recuperare la carne. Ah, ma vuoi vedere che quelli... qua mi dai qualcosa? No. Vabbè. Volevo solo pigliare un pezzo di... Ah, non importa. Cos'è che mi dà ancora quel segnale? Aspetta, mi sto perdendo, ragazzi. Metto nella scorta per... Frecce siamo praticamente pieni, non serve. Lanciatrappole, ok. Rimaniamo con queste frecce. Allora, cosa volevo dire? Ah, forse qua trovo qualcosa di animale. Quello è un... Seguono sulla collina. Eren. Ok, quello è uno Skavazzanna di cui parlano tanto. Sei andato, va bene, ha avuto paura. Ha fatto bene. Rovini del mondo antico. Bene, bene, bene. Che ci troverò qualcosa di interessante. Io devo stare attento a non balzare i falò. Che quelli sono abbastanza. Eccolo tipo, per esempio, ce n'è uno, vero? Sì, eccolo qua. Questi servono per... mi sembra che se li clicco così, poi diventano salvati. Quello è uno Skavazzanna? L'acido non farà grossi danni. Ammazziamo, dai, diamo io, mano. Ok, io intanto ammazzo, così mi prego. Ok, via. Ok. Bombe te. Questo tizio qua non ho capito se era un mio amico o no, ma una mano si dà a tutti. No, mia. Scusate, le lenti a contatto mi stanno morendo gli occhi. Vediamo questo. Quello cos'altro? No, quello non l'ho vista niente. Non ci interessa. Sacca piena. Ecco, questa cosa della sacca la dobbiamo un pochino potenziare. Questo qua 48 dov'è? Ma chi è quello che ho appena salvato magari? Ah, Salvatrice, vorrei riavere le mie gambe se non ti spiace. Ma guarda, tu mi sembra che stai esagerando, sinceramente. Cosa devo fare? Aspetta. Ok, ti sto liberando. Ma non è che eri proprio del tutto incastrato, cioè. Ci hai un po' bleffato e perculato. Classico. Molto grato, Salvatrice. Prego. Puoi chiamarmi Aloy. Erend l'ha detto che non sei da titoli. Cosa fate? Siamo qui per scortare allora. Il flaccido Vuadis all'ambasciata. Ma c'è il problema degli Skavazzanna. Che ci penso io? Dobbiamo sorvegliare Aspra Catena, ma sono comparsi i bestioni. Il non primo ci... l'abbiamo steso. E io non mi sono okay. Spostato in tempo. Pensavo ci fosse qualcuno invece. No. L'ho detto che era una pessima idea mangiare tanto prima di partire. Ah, quindi è caduto perché è grasso. Dovrei proprio andare ora. Giusto. Comunque, se dovessi trovare altri si può dire, non è body shaming, no? Vedrò cioè, di spostarmi quando qui c'è, mi fai dannare. Potrei servirti un po' di queste. Fanno sempre comodo. Grazie. Dammi tutto. Stammi bene, Aloy.
evidentemente qualcuno sa come mi chiamo. Usa il morfologio, ok, perfetto, ma io voglio rimanere per sicurezza con la pozione curativa. Schifo non fa, devo andare di qua, cerca le tracce. E la carne, secondo me la carne la troviamo man mano che andiamo, tipo se troviamo, che ne so, qualche cinghiale, scoiattolo, una farfalla. Non so se mi dà abbastanza carne la farfalla, ma non importa. Ma qua sono tornato davvero prima. Evidentemente devo cercare qua qualche traccia, cosa trovo? Alla via. Qua sopra forse? No, non credo, forse mi è impazzito. Comunque, non abbiamo fatto male a salire. Ma non ho capito dove sono queste tracce. Ah, qua. Vediamo dove mi portano. Ok. Quello cos'è? Ecco un cinghialino. No, no. Ok. Questo sicuramente servirà per la missione. Non ho detto cosa devo fare, ma sicuramente la carne. Questo mi dà qualcosa? Sì, parte l'acido che mi muoio. No, miracolo. Perfetto, ho perso le tracce? No, ti prego, dai, su. Erano di qua, tipo. Ok, perfetto. Che era dove c'era lo scavazzanna di prima, palese. Allora, intanto pigliamo tutte cose. La vita è full, bene, ma noi continuiamo a pigliare i ramoscelli, i pezzi di ramoscello, il ramoscello a pezzi. Ah, però, un po' di foraterra li hanno uccisi. Lì prima c'era uno scavazzanna, l'ho visto sicuro al 100%, ma non importa. Figo il fatto delle lucine per vedere dove ti puoi aggrappare, eh? Molto figo oggettivamente. Pom. Via, 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 piotta, piotta come un dannato. Prendi? Passo. Ah, i sassi non vanno mai nell'inventario, sono troppi. E giustamente anche. Prendo un sasso. Adesso cos'è? Un altro sasso. Ti devo indovinare? Ehi, è un sasso incredibile. Sasso? Cazzo, l'ho fatto come. Come si chiamava? Pollicino. Ma lui lasciava le briciole. Cos'era? No, ho perso un topo, raga. No. L'avrei tanto voluto un topo. Qualcuno sta combattendo più avanti. E chi è? E perché è proprio Erend? Erend, aspetta, no. Sì, Erend. Scavazzanna dappertutto. È lui, sì. E spacca di botte. Cazzo ride. Uno in meno. Ma ne arriva uno grosso, devo appoggiarlo io, dai. Niente di rimasto. Noiose ronde pomeridiane. Ignorantino, eh. Dai, mo' di una facciata. No, dai, sarebbe stato bello però. Solo il martello. E i combattimenti. Allora, è ignorantissimo. Aloy. Erend. Ah, ecco. Sapevo che una mano la dovevo dare. Eccolo qui. Vediamo un attimo cosa dobbiamo fare con questo salazzano. Dai, ma che uomo merda sei? Resta dove sei. È un merdone, eh. C'è stato un bug. Un bug grafico brutto. Ah, aspetta, c'è più di uno. Questo scavazzanna è forte contro, debole contro. Colpendoli con frecce acide innescherò una reazione a catena. No, non ho capito, scusa. Lascia tutto a lui. Quindi è debole contro l'acido. Ma mica ho capito io, eh. Non è felice di vedermi. Ma davvero? È debole a se stessa? Non ho capito.
Ok. Oh, mo esplode. Che schifo è? Brutto in culo, eh. Vabbè, via. Questo non è... No, però gli fa male pian piano, bello. Ok. Beh, così. In no look li abbiamo distrutti. Va bene. Livello 4 raggiunto. Ma forse non mi sono più potenziato qua. Oh, aspetta. Dammi tutto. Io intanto più tutte cose. Allora, pensiamo di questo. Questo è full. Questo costa un po' di metallino, ma non importa il metallino. Ah. Oggi le lenti a contatto mi stanno dando un po' di problemi. Vabbè, le cose sono due: o tolgo le lenti a contatto o tolgo gli occhi. Potenza delle armi, ok. Cosa mi dai? Cos'è sta roba? Dammi sta roba. Mi trovi sempre nei momenti migliori. No, sei tu che sei scarso e sei un culo. Hai fatto tutto tu, io ho solo preso i ritardatari. In realtà non è vero. Quanto è grave? Questo? Ah, sono solo costole. Sapevo servissero. Sto bene. Cioè, così mi hanno detto, Non... Immagino che non ti sia spinta fino al timore solo per goderti il mio imbarazzo. Perché no, anche perché non sapevo. Mi serve che si tenga l'ambasciata. Così vado a ovest. Ok. Erend, ciò che ho fatto alla Guglia. Andiamo avanti. La minaccia c'è ancora. Davvero? Fantastico. A parte la questione della mina. Ok. Sì, insomma, chiunque sia il nemico, la tua lancia, il mio. Come vecchi tempi, non penso che sia passato molto di vero, Basteranno un paio di giorni. In realtà, anche se tu stessi da solo. Ok. Erend! Ehi, calma la tua vampa! Ah, cos'è che c'ha quello sopra che è fermo lì? Lasciata vada in porto. Cerca il sacerdote del sole. Oh, lo conosco. Ok, sì. Libero la valle dagli scavazzanna, poi mando Vuadis al... Lo prenderò come una... Scusa? Chiedi scusa. Ma cosa ti prende? È che... lascia stare. Mi sembrava ti importasse. E va bene. Fermi tutti. Dopo la battaglia alla Guglia, sei... Io e tutti gli altri abbiamo combattuto al tuo fianco, Aloy. Chi si comporta così? C'hai ragione, C'hai oggettivamente ragione. Qualcuno che non ha tempo da perdere, qualcuno che aveva una buona ragione, qualcuno... Qua facciamo i sentimentali e in realtà Aloy la vedo come una tizia stronza. Dai, facciamo i sentimentali. Erend, senti. Affanculo. So che non è facile. Ma quello che faccio, l'ho detto sulla terra, è in pericolo, sono di posto la vita terra. Devo aiutarti allora. Infatti. Non ci sono macchine da affrontare, quello che devo fare nemmeno alle persone a cui... Faccio del rendermi utile. Bene. Vabbè, non ti arrabbiare, però. Cioè, questa capigliatura non puoi fare molto. Questo è il mio segnale. Dovrei accompagnarvi a Luce Arid. No, e tu. È altro affare, chiaramente ce la caveremo da soli. Vai. Cavatela da solo. Ho un brutto presentimento. Dovrai cavartela senza più. Noi ti rallenteremo. No, esploso tipo il mondo e te hai un brutto presentimento. Ci credo che è un brutto presentimento, cazzo. Questo cosa mi dà? Un altro orologino da vendere. Bene. Allora, cosa facciamo? Intanto andiamo avanti. Non stiamo facendo... Cos'è che c'è lì? Rovine il timore. Io non so se andare avanti nelle missioni oppure girare un po'. Andiamo nelle rovine? Non so se quelle che abbiamo già visto. Non... Devo stare attento. Bro, mi devi... Veramente mi devi fare un cazzo. Ma io non volevo dar solo queste. Infatti, bravo. Ammazzalo, benissimo. Questo servino. Ah, aspetta, lo spinocero. Perché questo è morto, poverino? Vabbè, non importa. Tabassi, ti va. Ok, queste rovine cosa mi danno? Niente. Scommetto che ci troverò qualcosa di interessante. Eh no, se non sappiamo come entrare.
Forse sono qua. Ecco, immaginavo. Sì. Ma non ci siamo passati prima? Perché non ho visto un cazzo? Bene, respiri profondi. Perché? Pensa a un piano. Per cosa? Bene, cosa abbiamo? Io non ho capito un cazzo di quello che sto facendo. Però lo faccio con grinta. Ah, dei lenti a contatto maledette. Allora, di qua forse? Ah no, qua, ok. Perfetto. Questa porta richiede una specie di modulo chiave. Va bene, cerchiamo. Tra le rovine? Penso proprio di sì. Porca. Oh, qua ce la farà a saltare. Ok, perfetto. Questo è un modulo chiave. In questi dati c'è un codice per la porta chiusa. Ma devo ancora trovare un modulo chiave. Aspetta, no. Non saprei dove agganciare il rampino. È forse dall'altra parte? No, aspetta. C'è qualcosa qua, evidentemente. Sarà l'altra. Allora, questo. No. Fermi. Qualcosa mi sta dicendo che io sono un coglione. Però me lo sta dicendo a bassa voce. Continua a premere così, mi ha detto qualcosa. No, non volevo. Una cassa. Ok. Allora, sì, questo avevo il presentimento che fosse così. Torna su. Però dove mi aggrappo? Non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso. Lasciala. Allora, non ho proprio fatto caso a dove devo arrampicarmi. Un puntino giallo. Niente. E allora vaffanculo. Dammi la mano. Sai che stai saltando come un coglione? Salta. Vai. Ok, via. Dove devo andare? Boh, andiamo qua. No. Senti, cioè, il tutto mi sta dando problemi. E il tutto sono io. Non è facile. Ma ce la farò a salire così. Ok. Un botto di... non ci vedo più tra un po'. Senti, a contatto. Domani metterò un po' di collirio. Sì, per cercare di sopravvivere al problema delle lenti. E qua non devo cercare niente, evidentemente. Qua cosa c'è? Questa roba. Non si può tirare. Sì, io sapevo. Quindi? Aspetta. Questo lo posso prendere. Ok. Ok. Questo era per andare lì, ma l'ho già fatto. No, probabilmente no. Dobbiamo andarci. Penso, non lo so, raga, io sto andando a caso, vedendo una rovina totalmente a caso. Bene, troviamo una chiave per la porta. Ok, era qua dentro. Ok. Ispeziona, aspetta. Cerca un pochino in giro. Non dovevo cadere? Intanto andiamo giù. Continuano qui sotto. Adesso? Giustamente, sono rovine. Allora, cioè, se mi dite che ogni posto poi si sviluppa così, è una gran figata. A parte che non so quanto si sta sviluppando. Forse non si sviluppa un cazzo. Ho sbagliato. Fail. No. Cos'è sta musica dell'orrore qua sotto, raga? No.
un giochino tranquillo, non mi fate cagare addosso. Dove devo andare, signore? Ok, qua. Rampino. Ok. Ok. Perfetto. Bene. Così si vede un po' meglio. Sì, ma... non lo so. Torniamo su. Non mi torna qualcosa. No. Beh, posso scordarmi di raggiungere la sporgenza. Salirò in un altro modo. Allora, intanto... no, intanto abbiamo chiesto la per tornare. Perfetto. No. Che dovevo andare di là? Aspetta. Scusate. Ok. Stavo avendo un problema alla live, ma sembra che sia tutto a posto. Allora. Dove cazzo devo andare? Di qua? Che forse devo buttare... aspetta, ah, ho capito. Credo. Vediamo se davvero ho capito o sto bleffando. Papà, ti prego, papà, non fare così. Ti prego. Allora, saltiamo bene. Io butterei, sinceramente, la cassa dentro e la porterei là. Ecco fatto. Vediamo se ci avevo azzeccato. Secondo me. Possibilità di errore? C'è. Io penso che sia così. Sì, aspetta, se salto bene forse sì. Ok, perfetto. Bene. Perfetto. Di qua dove si arriva? Non lo so, ma è intanto piotta. Ok, qua. No, aspetta, cosa c'è? C'è l'ora davanti e non l'ho vista. Vabbè, no, no, mamma mia. Finirà nella scorta. Ok, questo è il modulo chiave. Un modulo chiave. Ok. No, ho sbagliato tutto, non importa, via. Allora. No, di qua ci siamo stati. Allora, fermi tutti. Andiamo qua. E qua. Dai. Aloy, ti prego. Aloy, ti prego, ok. Allora non è Aloy, ma sei tu. Ok, via. Bene. Tutto sto casino almeno darmi qualcosa, vi prego. Fatto. Non qualcosa lì enorme, così. Inserisce codice, io credo che non so. I dati che ho trovato potrebbero aiutarmi. Sì. Ok, allora andiamo un attimo sui dati. No, i dati non sono qua, evidentemente. A parte che intanto trovo questi punti esclamativi, così ce li siamo levati, che non mi piacciono. No, erano in taccuino. Punti dati, olografici, testuali missioni. Rega. Rovine, ok. Il suo codice è... scusa... per 1705, perfetto. Perfetto, allora. 1705. Sì. Qua voglio qualcosa però, cioè. Ornamento. E questo cos'è? Un ornamento su 9. E un po' di roba, ok. Due punti abilità. Ok, vuol dire che le rovine sembra una cosa importante, evidentemente. Io fare qualcosa sulle... su punti abilità. Recupera altrimenti quando è a livello critico. Cosa vuol dire? Va bene. Figo.
No, non ho capito. Ah, perché... Ok, devo arrivare qui per poter sbloccare questo. E poi qui per poter sbloccare un parabraccio basato in grado di creare uno scudo. No, mamma mia, che figata. Allora, ma cosa facciamo? Primo combattimento? Fermi un attimo, allora. Infiltratrice. Aia. Aiaiaiaiaiaia. Anche infiltratrice è bello, eh. Via. Questo, poi. Infliggi bilancio. A parte che si può fare anche a livello 2. Vediamo dopo. Infliggi bilancio e accelerazione mentre ti muovi furtivamente. Vai. Allora. Puoi avere con te più bombe fumogene. I nemici ti individuano con maggiore difficoltà. Mi avete convinto. Proviamo a vedere cosa questo cosa sbloccheremo. Attivo dispositivo basato sulla tecnologia. Prendere la mira o attaccare in mischia annulla temporaneamente l'effetto. No, cosa stai dicendo? Cioè, diventi stra invisibile, tipo. Cioè, raga. Recuperi salute. Boh, raga. Non ce la faccio a sbloccarlo, mi sa. Non importa. Ti muovi più silenziosamente, riducendo la probabilità di farti. Vai. Questo l'ha già preso in automatico. Perfetto. Perfetto. Carica. Hai sbloccato la tua prima carica vigorosa. Ti hai premuto per equipaggiare. No, vuoi dirmi che solo una alla volta possiamo farne? Rifisco, ok, le cariche possono essere attivate appena un segmento della barra carica va. Ok. Attiva la carica valorosa selezionando. Selezionata per la porta. Ok. Vediamo un attimo. Ah, ok, quando sono così premo R1 quando sono carico. Ok. Blocca il livello aggiuntivo di una carica in set di abilità per aggiungere segmenti alla barra della carica. Ok. Ok, molto interessante. Questa è una nuova proprio... un nuovo stile praticamente. Molto, molto interessante. Che praticamente sono passato avanti di tipo 2 livelli. Scoprendo una sola rovina. O no? Ero al 3, mi pare. Sono arrivato al 5. O dico cazzate. Boh, non lo ricordo più. Vabbè, comunque le rovine servono. Ma sai cosa vi direi? È stato un po' più veloce stasera, però mi stanno andando poco gli occhi. Quindi vi direi che abbiamo fatto poco, però qualcosa abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto una nuova cosa in più, che è la carica valorosa, che... Ma sapete cosa vi dico? Facciamo un attimo, giusto per vedere, un secondo. Si ricarica proprio in frettissima, no? Ok, era un cinghiale, vero? Ops. Me lo sono perso, devo lanciare la freccia, eccolo lì. Dov'è, 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 dov'è? Ok. No. No, bastardo, maledetto. Vabbè, mi sono perso il cinghiale, però c'ho un bel procione. Minchia, vabbè, viola. Va bene. Andiamo a prenderci quello che abbiamo appena distrutto e poi ci salutiamo. Vediamo. No, carica valorosa niente. Beh, vuol dire che non è una cosa istantanea. Ci sta anche. Meglio. Mi piacciono le cose che non sono proprio velocissime, cioè sarebbe troppo facile, sennò. Piglia un po'. Piglia anche se lui ci ha ben ucciso. Facciamoci le freccine che sennò domani quando riaccendiamo ce lo siamo dimenticati fisso. E adesso, tanto in qualsiasi punto ti fermi è un bello spettacolo. E adesso salutiamoci così, guardando Loi con quella specie di cuffietta che ha in testa e questo bel paesaggio. Direi che ci vediamo domani, ragazzi, e a presto, cioè a domani.